Ciao a tutti, questo video è realizzato per i suonatori appassionati di didgeridoo, i costruttori di didgeridoo. Il didgeridoo è questo strumento, solitamente li ho sempre realizzati dritti ed è uno strumento che deve essere lavorato internamente ed esternamente, quindi questo è il motivo per cui potrebbe essere utile anche agli appassionati o chi già utilizza una CNC o chi magari vorrebbe acquistarla. Farò un altro video, quindi se vi interessa, cliccate subscribe in cui parlerò dettagliatamente di come funziona questa macchina, per quale motivo ho scelto di comprare una CNC. Tornando invece a questo video, lo suggerisco per chi volesse vedere un modo per poter lavorare fronte e retro, dei pezzi, per poi andarli a assemblare tra di loro successivamente. Nel mio caso normalmente lavoro con una tavola di legno, lavoro la parte interna, poi la parte esterna e poi queste devono montare tra di loro. Ovviamente per chi già lavora su queste cose sa che è necessario mantenere il corretto posizionamento del pezzo nel momento in cui lo si andrà a girare. In questo caso, questo video sarà fatto tutto quanto su questo strumento, in cui allo stesso modo ho lavorato le due parti che sono speculari e come ho utilizzato dei riscontri, spine e altri mezzi per poter controllare il centramento del pezzo nel momento in cui andavo a girare la tavola e anche per fissarlo sul piano, perché la particolarità di questo strumento è che, essendo lavorato tutto quanto su tutta quanta la superficie, non è possibile montare dei morsetti per mantenerlo sul banco. E i morsetti invece, come vengono utilizzati di solito, lavorando la parte esterna, lasciando delle linguette, lo trovo assolutamente inadeguato per questo tipo di lavorazione perché il pezzo è molto grande e potrebbe muoversi andando a rovinarmi il pezzo. Quindi, se il video vi dovesse piacere, mettete un like e subscribe. Se pensate che ci siano dei metodi più veloci e più efficaci rispetto a quello che faccio io, vi ringrazio, commentate sotto. Se c'è qualsiasi altro consiglio, uguale. Se pensate invece che io non abbia trattato delle cose che vi interessano, fatemelo sapere. Non è un video in cui spiego come si fanno le cose, io la CNC ce l'ho da circa 8 mesi, quindi non è nemmeno tanto. Ma so che lavorando su YouTube con altre persone appassionate si riescono a volte a trovare delle soluzioni molto importanti. Quindi spero che vi sia utile e spero che qualcuno di voi mi possa dare qualche consiglio per migliorare quello che sto facendo. Vi ringrazio, vi lascio al video. Da qui vediamo in realtà una seconda fase di lavorazione. La prima fase consiste nel piallare queste due tavole sia su un lato per fare in modo che poi possano poggiare sul piano più grosso che ho in officina, che è quello del piano della CNC, e un'altra lavorazione è stata fatta per piallare invece un lato lungo delle due tavole, per fare in modo che nell'incollaggio non ci fossero dei punti di luce tra una tavola e l'altra. Quindi sono stati messi dei fogli di giornale al di sotto delle due tavole e ho incollato con della colla vinilica di 3. Una volta girato le due tavole, mi sono reso conto che la colla che avevo messo circa una dozzina di ore prima, non essendoci troppo passaggio di aria tra le tavole e il piano, è ancora da asciugare, quindi rimando al giorno successivo questa lavorazione. Tre riscontri vengono messi sulla sinistra e sono evidenziati lì a fianco, e su questi mi andrò ad appoggiare con le due tavole, spingendo accuratamente con le mani e poi assicurandole con dei morsetti evidenziati a lato. In questo modo evito lo spostamento delle tavole nella direzione X. Mentre invece per la direzione Y utilizzerò degli altri morsetti che vengono fissati sulle barre in alluminio di inizio e fine piano. E in questo caso, premendo le tavole verso il basso, quindi sul piano sacrificale, evito che le frese elicoidali che tendono a sollevare il pezzo dal piano possano sollevarlo, farlo vibrare con conseguenti rischi sulla impossibilità di mantenere delle tolleranze accettabili, perché
perché se il pezzo si sposta tutti i riferimenti potrebbero essere inutilizzabili, si potrebbe rovinare l'utensile più velocemente per via di un consumo anomalo. Potrei anche rischiare che il piano, la tavola che viene lavorata, vibri così tanto da staccarsi dalle staffe, andare in collisione con l'utensile malamente e quindi rovinare le tavole e l'utensile. Nel frattempo avete visto il cambio utensile, quindi ho montato una fresa dedicata per la spianatura da 65 mm di diametro che utilizzo normalmente a mano, cioè in manuale. Evito di creare il programma per far girare l'utensile in automatico, perché mi interessa di più cercare di lavorare meno legno possibile in modo da avere più materiale quando andremo a girare le due tavole, e anche per un altro motivo: questo tipo di fresa è molto efficace, però può lavorare massimo 2-4 mm di spessore. Siccome l'altezza delle tavole può essere leggermente inclinata rispetto al piano di lavoro, perché per torsioni del legno o per un fissaggio magari fatto proprio per recuperare comunque queste deformazioni del legno, si rischia di entrare in pieno con troppa profondità, e quindi in questo caso io riesco a controllare molto meglio il lavoro che devo fare. Non è una cosa tanto lunga, quindi preferisco fare così. Per quanto riguarda invece l'aspirazione, sto utilizzando un aspiratore abbastanza potente, ma tutto sommato non perfettamente adeguato per raccogliere tutta la parte di trucioli più pesanti, perché questi hanno una certa massa e una certa velocità, per cui l'aspiratore risulta inefficace, mentre invece rimane molto efficace per aspirare la polvere, quella più fine, che poi è anche quella più fastidiosa, che mi andrebbe ad imbrattare tutta quanta l'officina. Quindi, nonostante si vedano tanti trucioli sul piano, buona parte dei trucioli, ma anche delle polveri fini, vengono recuperate efficacemente. Se invece qualcuno passando di qua avesse dei consigli su un aspiratore migliore per questo tipo di lavoro, lo ringrazio per commentare sotto, perché potrò utilizzare questo aspiratore che ho per magari qualche altro lavoro che produce meno trucioli. In maniera estremamente velocizzata state vedendo il percorso utensile più esterno, quindi giusto un tentativo di verifica ulteriore prima di andare a lavorare il pezzo, per controllare che le tavole siano posizionate correttamente, perché altrimenti si andrebbe a buttare via il lavoro fatto finora. Quindi faccio partire di nuovo lo stesso programma e in questa volta andrò a mordere sul pezzo. Questo mi verrà utile perché poi, quando dovrò lavorare la parte posteriore delle due tavole, prima andrò a tagliare via gli eccessi con la sega nastro, e quindi questo profilo mi tornerà molto utile per evitare di prendere ulteriori misure e di fare a mano dei lavori che invece sono già semplici da impostare con la macchina. Successivamente, vedete, vengono fatti i fori per montare le spine. Queste mi servono sia per il fissaggio e il centraggio dei due pezzi sul piano martire, ma anche poi per montare tra di loro i due pezzi e incollarli, per fare in modo che rimangano saldamente vincolati tra di loro senza scivolare, cosa che se capita durante la notte, il mattino dopo, quando si vanno poi a trovare i pezzi che sono leggermente scivolati tra di loro, costringerebbero a buttare via il lavoro quasi finito ormai. Quindi nuovamente si cambia utensile, in questo caso monto una fresa a candela, quindi con la punta piana, rompitrucciolo che mi serve per sgrossare. Vado nuovamente a appoggiare l'utensile sul pezzo per ricontrollare la lavorazione sulla Z, dato che la lunghezza della fresa è diversa da quella precedente, devo fare attenzione a questo dettaglio. Quindi vedete qua in maniera velocizzata il percorso utensile nelle sue varie profondità.
Vi risparmierò la visione della seconda parte, che è semplicemente speculare alla prima, ma mi soffermo un istante a farvi invece vedere la lavorazione di sgrossatura appena terminata. Come vedete, sono presenti dei gradini che verranno poi eliminati montando un'altra fresa elicoidale, questa volta non più a candela, quindi non più piana, ma tonda, una ball nose, sempre da 16 mm, rivestita in polvere di diamante. Pur essendo di pari lunghezza le due frese di sgrossatura e di finitura, un controllo sull'asse Z e quindi sulla profondità a cui deve affondare l'utensile è doverosa, quindi di nuovo mi sposto su una parte del piano che identifico come 0 e da lì partirà l'altezza di tutta quanta la lavorazione. Così è come si presenta la parte interna finita. Sicuramente utilizzando un passo dell'utensile più ridotto, in questo caso ho utilizzato 2,5 mm, si potrebbe ottenere una superficie decisamente migliore. Ad ogni modo poco mi interessa, perché poi andrò a levigare con della carta vetro. Quindi, come accennato invece inizialmente, quel profilo iniziale verrà utilizzato per essere seguito dalla lama della sega nastro. Ovviamente il profilo è disegnato qualche millimetro al di fuori del reale profilo del pezzo, e quindi potrò con assoluta serenità andare a tagliare tutto l'eccesso di legno, che in questo caso eviterò di far consumare dall'utensile. La sega nastro è un attrezzo che ovviamente ha bisogno di manutenzione, quindi come vedete ho aperto il carter per eliminare la segatura che rimane all'interno del carter stesso. In questo caso dovrei dotare la sega nastro di un aspiratore. Prima di tagliare l'eccedenza del legno con la sega nastro, e dato che la tavola così com'è è eccessivamente grossa e pesante, la taglierò in due appoggiandomi in parte sul piano della macchina e dall'altro lato invece su un cavalletto a rullo. Utilizzerò una sega a mano che ho comprato recentemente, che ha le superfici rivestite con un materiale tipo teflon o qualcosa di simile. In realtà è veramente poco stradata, quindi la lama affonda poco e a volte ho dovuto tornare indietro e ripassare il taglio per cercare di allargare il taglio stesso. Quindi non essendo stato sufficiente, ho utilizzato un cacciavite per allargare l'intaglio e quindi proseguire. Normalmente questo tipo di tagli con le seghe precedenti che avevo non ho mai avuto problemi, quindi devo capire se va meglio per fare finiture oppure se comprarne un'altra. Sulla carta sembrava una buona sega. Quindi passo al taglio con la sega nastro, in questo caso elimino la guida, appoggio la parte da lavorare sul piano, regolo l'altezza del guidalama e adopero una mascherina, perché comunque, anche se non fa tantissima polvere, ne fa a sufficienza e me ne rendo conto. Quindi la utilizzo come la utilizzo sempre quando accendo la CNC. Qui invece inizia il lavoro più delicato, quello di realizzare un'attrezzatura adeguata a fissare le due parti che dovrò lavorare dal lato posteriore, che poi sarà il lato a vista dello strumento musicale. E in questo caso ho scelto come metodo quello di vincolare le due parti
sulle spine che verranno montate sui fori che avete visto lavorare inizialmente. Ovviamente dovrò realizzare su questa tavola i fori per il montaggio delle spine e fare attenzione a lasciare anche un foro in cui mettere una spina esterna a tutta quanta la lavorazione, che mi tornerà utile nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per un errore mio o per qualsiasi altro motivo, io perda lo zero, io possa tornare indietro, risettare lo zero e ripartire da lì per fare tutta quanta la lavorazione. In questo caso sto adoperando una tavola di multistrato marino da 15 mm che avevo già precedentemente utilizzato per il prototipo di questo strumento, che ho realizzato precedentemente. Ho cercato di sentirlo addosso come la comodità e l'ergonomia, ho portato delle piccole modifiche e quindi ho fatto quest'ulteriore che state vedendo, che dovrebbe essere la versione definitiva. Ovviamente si potrebbe realizzare un percorso utensile e fare tutte quante le spine per fissare l'oggetto una singola volta, ma siccome vorrei rifarlo più volte e per evitare quindi spostamenti strani, disallineamenti con il piano macchina, esistono delle ulteriori spine più grandi da 8 mm per tutto il perimetro di questo ulteriore piano sacrificale sostanzialmente, che lo fissano in maniera identica ogni volta che io andrò a togliere e montare questa tavola. Lo zero pezzo sarà sempre da rifare, ma almeno il parallelismo con gli assi X e Y li avrò sempre mantenuti. Quindi abbiamo risolto il problema di vincolare il pezzo sugli assi X ed Y, mentre sull'asse Z non è possibile questa volta utilizzare delle staffe che tengano premuto il pezzo sul piano stesso. Quindi la soluzione che adotto è quella di forare il piano di staffaggio per ospitare delle viti che andranno a mantenere il pezzo in posizione avvitandole dalla parte inferiore del piano. Ovviamente questo lavoro è abbastanza rischioso perché la fresa lavorerà sempre molto vicino alle viti, quindi il corretto centraggio, oltre che per una buona riuscita del pezzo, è anche per mantenere le giuste distanze tra la fresa e le viti. Dopo aver fissato entrambi i pezzi con almeno tre viti, giro il piano e quindi continuo a fissare le altre viti in una posizione sicuramente più comoda che non quella di prima. In fase di progettazione ho fatto attenzione a mantenere lo zero pezzo identico sia per i fori di fissaggio dei due pezzi sia anche per la lavorazione esterna degli stessi. Quindi, senza modificare lo zero pezzo che ho impostato in questo momento sulla macchina, mi è bastato togliere il piano di fissaggio, montare i due pezzi, rimontarlo esattamente nella stessa posizione di prima, con la certezza di non sbagliare nulla, avendo degli ulteriori spini di fissaggio da 8 mm sul piano, e quindi è semplicemente bastato montare due pezzi. Dovrò fissarli ovviamente in questo caso con di nuovo i morsetti sui fianchi per fare in modo che il piano non si sollevi dal piano martire. Vado a rimontare la fresa da 16 mm a candela per sgrossatura e quindi avvio la sgrossatura esterna partendo dalla parte dove dovrebbe essere l'imboccatura.
Mentre la sgrossatura e la finitura della parte interna impiegano decisamente molto meno tempo, la parte esterna ne richiede molto di più perché la quantità di legno da asportare è decisamente maggiore, sia per superficie ma anche per profondità. Così per i curiosi lascio andare avanti una parte delle immagini e invece per chi non conosce questo strumento faccio sentire qualche suono. Al termine della finitura si libera il piano dalla segatura in eccesso e poi si eliminano i morsetti. Dopodiché si gira il piano amovibile dove ho fissato i due pezzi e vado a eliminare le viti. Nella parte inferiore dello strumento, al centro della curva, c'è la giunzione tra le due tavole, così come anche appena qua sopra e ancora per il resto della campana. La lavorazione, sempre alla CNC, lavorando la spalla della tavola, chiudendolo poi in morsa, è sufficiente anche su una lunghezza così elevata a chiudere tutto quanto senza vedere piccole fessurazioni, linee più scure dovute alla distanza tra le tavole e all'accumulo di colla. Il lavoro alla CNC per il corpo dello strumento finisce qui. Ci sarebbe in realtà ancora da fare una sorta di cilindro forato che verrà poi modellato per fare l'imboccatura. Essendo una lavorazione molto più semplice, non la metto all'interno di questa lavorazione, magari la farò per la finitura dello strumento. L'unica cosa che mostro ancora è la finitura interna con
carta vetro, delle mani di fondo e turapori che servono apposta per, in parte per impermeabilizzare lo strumento, in parte anche per le proprietà acustiche dello strumento stesso. Siccome la superficie è molto curva, ho preferito utilizzare della gomma espansa come supporto per la carta vetro. Dopo alcune ore si ripete l'operazione, quindi si carteggia di nuovo. La prima volta è stato fatto con una grana 80, poi successivamente con una grana 120 e poi una terza volta con una grana 240. Una grana 80 che è molto grossa serve in realtà all'inizio per eliminare quelle piccole cuspidi che non avevo eliminato lasciando un passo utensile di 2,5 mm. Appena finito di passare l'ultimo strato di vernice, utilizzo della colla vinilica di classe D3 e questa mi garantirà l'ottima tenuta tra le parti e anche la resistenza all'umidità. Infine rimonto le spine nelle giuste sedi e queste mi garantiranno un corretto allineamento nel momento in cui andrò a far combaciare le due parti e le andrò a mettere in morsa. Dopo aver controllato la perfetta chiusura tra le due parti, andando a controllare la quantità di colla che fuoriesce dai bordi, è possibile, invece di chiudere maggiormente la singola morsa, aggiungerne ulteriori in modo da evitare di appiattire la circolarità della sezione dello strumento, anche perché il legno in questo modo sarebbe abbastanza fragile. Bisogna infatti considerare che pur chiudendo a mano le morse, anche senza tanta forza, è facile raggiungere in breve tempo le decine di chili di pressione. E per concludere, il dettaglio della campana dello strumento. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto cliccate like, spero vi sia stato utile per fare dei vostri lavori, come sono stati utili a me i video di altre persone che hanno pubblicato su YouTube. Quindi davvero, se vi è piaciuto un like, cliccate subscribe. Se non vi è piaciuto, c'è qualche cosa che pensate possa essere utile, commentate sotto e fatemi sapere. Alla prossima!